salone dei pagamenti, servizi innovativi di pagamento sono i protagonisti. Che posto ha uno strumento più tradizionale come l'assegno in questo contesto? L'assegno non è uno strumento di pagamento altamente innovativo, ma può essere modernizzato, può essere digitalizzato, può essere inserito in un contesto di modernità, di efficienza e di sfruttamento della digitalizzazione, della digital transformation. Abbiamo uno strumento cartaceo che offre grandissima comodità a chi lo scrive, al pagatore, che ha la possibilità di non avere nessun tipo di barriera tecnologica, non ha un plafond. Non ha limiti, prende un pezzo di carta, lo firma, lo compila e lo consegna al beneficiario. Quindi questa è una grandissima comodità che rappresenta anche il motivo per cui l'assegno ha un declino molto lento, anche specialmente nei paesi che lo vedono più diffuso. Si prevedeva già da molti anni che sarebbe scomparso, invece resiste. Dal lato del beneficiario c'è il grandissimo vantaggio di non avere delle commissioni, le commissioni che sono portate dai servizi digitali o dalle carte bancarie, per cui chi incassa, incassa la totalità di quello che trova scritto sull'assegno, però ha il piccolo fastidio di doverlo portare in banca o all'ATM. Attraverso il servizio che Panini presenta, che si chiama Deposito da Remoto o RDC, andiamo a eliminare questa scomodità dal lato del beneficiario. Grazie al nostro servizio le aziende potranno depositare gli assegni direttamente dal proprio ufficio, così come succede in tanti paesi del mondo ormai da tempo, e ottenere numerosi vantaggi, avere un accredito rapido, avere immediatamente un'informazione se ci fosse qualcosa di storto, anziché averla poi successivamente, avere un archivio digitale dei titoli depositati e tutto questo nella massima comodità. E creando anche un risparmio dal lato banca che non è trascurabile. Per cui è un servizio che aiuta tutti, aiuta anche l'ambiente perché non ci sono spostamenti che causano inquinamento, e quindi è anche un servizio cosiddetto green. E consiste di una componente hardware che è uno scanner specializzato e di una componente software che può essere integrata nel corporate banking che già le aziende ottengono dalla propria banca di riferimento. Quali sono le prospettive di diffusione di questo servizio? Quale interesse avete riscontrato? In questi ultimi mesi ci stiamo avvicinando a grandi passi alla Check Truncation italiana, la Check Image Truncation, che ha avuto un percorso legislativo un po' travagliato. Le banche sono consapevoli, del fatto che essere first mover su un servizio di questo genere, può portare un vantaggio competitivo. Per cui c'è moltissimo movimento. Nexi sta presentando nel proprio stand durante l'evento la nostra soluzione hardware più software, e siamo in contatto con numerose banche che appunto ci tengono ad essere prime o fra i primi a poter offrire alla propria clientela corporate, o meglio ai settori che ancora ricevono molti assegni, un servizio di tipo innovativo. Noi ricordiamo che comunque per certe fasce di importo e per certi settori merceologici o di business l'assegno è ancora diffuso. Ovviamente sono quelli i target di questo servizio e le banche hanno gli occhi ben aperti perché sanno che attraverso questo servizio possono raggiungerli con un qualcosa di veramente nuovo e che fa la differenza.